Autonomia differenziata, comitato per dire no alla legge. Servizio di Emanuele Floris. Il nord-ovest sardo si attiva per combattere la legge sull'autonomia differenziata. Ieri nella sala dell'Exma si è dato l'avvio a un comitato promosso dai sindaci di Alghero, Sassari e Porto Torres, da CGIL, UIL e un gran numero di forze sociali. Obiettivo? Dire no alla legge che dà più potere alle regioni a statuto ordinario. Questa è una norma che davvero è solo pubblicità politica, non ha nulla da essere messa a terra di positività per poter far riprendere al meglio i territori che sono in difficoltà. È il momento di stare uniti, non di separare e spezzettare l'Italia. Si teme che aumenti il divario tra regioni, soprattutto in tema di sanità e trasporti, e che le specialità regionali, come ad esempio quelle sarde, siano accantonate da puri fattori economici. Legge sull'autonomia differenziata viene costruita sulla capacità di produrre ricchezza sui territori. È evidentemente chiaro il doppio danno: uno sulla perdita della nostra specialità e due sul fatto che non riusciremo mai a recuperare i nostri livelli di arretratezza. La lotta contro l'autonomia differenziata ha provocato diverse polemiche, tra cui quella del governatore Lombardo Attilio Fontana, che ha bollato la battaglia come squallida. Ma per noi è solo ed esclusivamente una battaglia di civiltà, come popolo sardo, e non solo. Abbiamo il dovere di sensibilizzare quanti più cittadini e cittadine possibile su questo tema per far sì che l'Italia rimanga unita e soprattutto che rimanga quel principio solidaristico che ha caratterizzato gli ultimi 70 anni.